Noi investiamo tantissima, tantissima energia nel voler convincere le persone della nostra opinione. Il mondo è bello perché vario, cioè l'opinione che posso avere io e quello che io posso dire può essere un arricchimento, uno spunto di riflessione, può essere che qualcuno dica sì, la penso anch'io così, ma non dobbiamo convincere nessuno. Le persone che hanno bisogno di convincere utilizzano valanga di energia che non serve a niente, perché la verità è una, ma esattamente come un diamante è poliedrico con mille sfaccettature. Se a un diamante noi gli leviamo le 100.000 sfaccettature che ha, non brilla più. Diventa semplicemente un cristallo grezzo, addirittura opaco, ed è pura fibra di carbonio. Per cui se noi invece permettiamo che ognuno di noi sia quella sfaccettatura, che ognuno di noi dica la sua, inevitabilmente tutto l'inconscio collettivo può crescere, tutti quanti possiamo progredire. Diversamente andiamo in quelle che sono poi le chiavi delle dittature, no? E lì c'è un enorme sforzo che purtroppo appartiene al libero arbitrio, perché dentro di noi è inutile che facciamo finta di essere santi, dentro di noi c'è la vittima e il carnefice, in entrambi. Dobbiamo cercare di mantenere un equilibrio, perché comunque il voler convincere qualcuno di qualcosa, mi dispiace, ma dietro nasconde una profonda insicurezza. Quindi se sentiamo questa necessità, vuol dire che forse dovremmo lavorare sull'autostima.